Buongiorno, buongiorno a tutti voi ragazzi. Oggi la conferenza del professor Fernando Ferroni sull'universo oscuro. Il professor Ferroni è professore di fisica alla Sapienza di Roma. Si è da sempre occupato di aspetti sperimentali della fisica delle particelle elementari. Ha lavorato al CERN di Ginevra, dapprima in esperimenti su neutrini fino agli anni Ottanta, e poi all'esperimento L3 all'EP, l'acceleratore che ha preceduto LHC nel tunnel di Ginevra. Nei primi anni 90 ha iniziato la sua collaborazione con l'esperimento Babar alla macchina PEP2 di SLAC, Stanford, Stati Uniti. Lavora attualmente ai laboratori nazionali del Gran Sasso nell'esperimento Cuore per la ricerca del decadimento doppio beta senza emissione di neutrini e in un progetto innovativo nello stesso campo finanziato dal Consiglio della Ricerca Europea. Ha ricoperto cariche importantissime nei vari comitati scientifici internazionali nell'ambito della fisica delle alte energie. È autore di oltre 700 lavori di fisica sulle più importanti riviste scientifiche. Attualmente è presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare al suo secondo mandato. Grazie per essere qui, professore, e le passo subito il microfono. Dopo. Allora, cosa mi tocca? Mi tocca cercare di gettare luce sull'universo oscuro. L'universo oscuro è quello in alto a destra, è quello che uno prende in una notte, guarda un pezzetto di cielo e gli capita che non ci siano stelle in quel pezzetto. Oh, di solito non ci stanno stelle perché in realtà non si vede nulla se uno guarda il cielo da una città illuminata, no? Le stelle sono sparite perché ci precludiamo la vista. Però se uno usa un satellite fuori dall'atmosfera terrestre per guardare il cielo, per esempio il Hubble Telescope, che sta lì da, boh, da 20 anni, immagino, a fotografare il cielo, e uno si accorge che in realtà l'universo non è oscuro manco per niente. Questa è una foto presa da Hubble in un tempo di esposizione un po' lungo, 841 orbite da 95 minuti ciascuna. Insomma, ci vuole un po' di tempo. La macchina fotografica al massimo uno la tiene, non so, un sessantesimo di secondo prima che cominci a venire una foto mossa. Quindi, vabbè. Però potrebbe mettere il cavalletto in realtà. Infatti si fanno belle foto del cielo, dei posti bui col cavalletto. E il punto è che quando uno guarda il cielo e raccoglie la luce in questo modo, raccoglie la luce di un sacco di roba che sta vicina o un po' più lontana. In particolare, molte delle cose che si vedono in questa foto sono lontane 13 miliardi di anni. Ora, sapendo che l'universo di anni ce n'ha 13 miliardi e mezzo, insomma, cioè è roba che, come dire, risale abbastanza alle origini dell'universo. Quindi uno, guardando questa foto, potrebbe convincersi che l'universo non è oscuro. Beh, qualcosa di oscuro sicuramente c'è. E sappiamo che ci sono i buchi neri. Poi come sappiamo che ci sono i buchi neri, diciamo, è un po' complicato. In realtà, secondo me, sappiamo che ci sono i buchi neri solo dalle onde gravitazionali, veramente, che fra poco magari ci fermiamo un attimo, anche se voi credo avete avuto già una conferenza sulle onde gravitazionali. Allora, questa è una foto di un buco nero che ovviamente nessuno è andato a fare perché nessuno vuole cadere dentro un buco nero, che deve essere un'esperienza interessante per molti aspetti. Se uno potesse andare a 600 km da un buco nero, di quelli tipici che appunto hanno, con loro mangiarsi l'un con l'altro, hanno generato le onde gravitazionali di cui vi è stato parlato, vedrebbe quello che vede, cioè vedrebbe un... forse queste luci danno fastidio, vedrebbe un oggetto nero perché da lì non esce luce, e poi tutto intorno uno strano cielo, un cielo molto deformato, perché quella è la forza di gravità che agisce sulla luce delle cose che vengono da dietro il buco nero, che distorce le traiettorie della luce. Il problema vero è che se uno volesse andare a 600 km di distanza da questo buco nero, sarebbe attratto con una forza di gravità che è 400 milioni di volte quella che sentiamo qui, quindi dubito che scapperebbe, dubito che qualsiasi motore gli mettono di dietro, insomma, riuscirebbe a tornare indietro.
E appunto, i buchi neri sappiamo che fanno cose, sappiamo da poco più di un anno che fanno cose bellissime. Se per caso due buchi neri, che chissà cos'erano all'inizio, saranno nati come buchi neri, saranno nati come stelle che sono diventati buchi neri, chi lo sa, a un certo punto si cominciano a girare intorno, in fondo anche la Terra gira intorno al Sole, non c'è niente di male. E, il problema è che mentre la Terra gira intorno al Sole non succede quasi nulla, nel senso che la Terra non emette particolarmente energia per girare intorno al Sole, sta sulla sua orbita ed è tutta tranquilla. Quando un buco nero gira, siccome c'ha questa massa piuttosto robusta, emette onde gravitazionali. Ma voi direte, vabbè, e allora? E beh, il problema è che emettendo onde gravitazionali perde energia, quindi si avvicina. Quindi questi due oggetti si avvicinano sempre di più. Oddio, mi immagino che si avvicinino, ci vorrà qualche miliardo di anni prima che si avvicinino veramente, però a un certo punto si avvicinano tragicamente. Quindi più si avvicinano e più le cose girano veloci, no? Che plero, vale anche per loro. E quindi girando sempre più velocemente buttano fuori sempre più energia sotto forma di onde gravitazionali e dunque alla fine è inevitabile che si tocchino e quando si sono toccati è la fine che si mangiano uno con l'altro. E diventano un unico buco nero. Bene, che non emette più onde gravitazionali perché sta lì fermo, contento, e non c'è più un problema. Vi è stato detto come facciamo a rivelare le onde gravitazionali da Terra. Questo è facile, cioè, è facile dirlo, è facile raccontare. Vabbè, uno spara un laser, lo fa andare avanti e indietro su due assi ortogonali e lo fa camminare qualche chilometro, poi lo fa girare un po' avanti e indietro, in maniera che si accumuli una certa distanza, dopodiché uno specchio diventa quello che era riflettente, semiriflettente, diventa riflettente in un verso, quindi la luce combinata dei due rami finisce su un rivelatore di luce, che è un oggettino che dice vedo luce, non vedo luce. E il problema è che appunto se le onde che sono andate a 90 gradi sono perfettamente invertite una rispetto all'altra di fase, allora non vede luce. Se invece sono concordi nella fase o comunque non sono perfettamente invertite, allora uno vede luce. Quindi uno si mette lì con la manopola, gira la manopola finché non vede nessuna luce e dice va bene, perfetto, adesso in questo momento non sta succedendo niente. Poi passa un camion e sicuramente si vede la luce, passa un camion lì vicino, cioè questo non sembra l'esperimento buono per vedere le onde gravitazionali. Se passa un'onda gravitazionale si vede la luce, però come si fa a distinguere tra un camion e un'onda gravitazionale? Basta avere un altro interferometro che sta a 4.000 km di distanza e che vede la luce nello stesso momento, non saranno mica passati due camion vicini nello stesso momento. Oh, non sto parlando di un fenomeno che dura un'ora, parlo di un fenomeno che dura un millisecondo. Vabbè. Quindi questi sono gli interferometri, appunto a 90 gradi, due bei tubi vuoti in cui la luce cammina avanti e indietro. E il segnale è stato visto appunto in due interferometri che stavano a qualche migliaio di chilometri di distanza, non c'è niente di male. E quello che uno, diciamo, come si fa a riconoscere un'onda gravitazionale da un camion? Anche se fosse se ci fosse un'incertezza. Beh, intanto vedete, il fenomeno è chiaro, cioè ci sono due oggetti che girano uno intorno all'altro, allora questi oggetti determinano una frequenza di rotazione. Poi c'è l'emissione di onde gravitazionali e questa è un'ampiezza. Quindi il fenomeno qual è? Che i due oggetti, man mano che si avvicinano, la frequenza deve aumentare, perché ruotano sempre più velocemente. Man mano che si avvicinano, l'energia persa deve aumentare e quindi l'ampiezza dell'oscillazione deve aumentare. Quindi le due cose devono andare nello stesso verso. A un certo punto i due si fondono e poi si placano, perché si tranquillizzano. Diciamo che questa sembra una spiegazione ragionevole del fenomeno ed è quello che viene visto. Adesso il problema, tutta questa chiacchierata sarebbe poco interessante se non fosse che il segnale generato dalle onde gravitazionali in questo interferometro è dell'ordine, cioè ha cambiato la lunghezza del braccio di uno dei due di una quantità che è 10 alla meno 21 volte la lunghezza stessa. Ora 10 alla meno 21 è un numero piccolo,
ma molto piccolo. È inutile che ve lo dico in termini di, cioè, ma diciamo, quanto è? È più piccolo di un protone? Sì, vabbè, ma quanto è grande un protone? Io non l'ho mai visto un protone. Allora facciamo un'altra cosa. Io so quanto è distante il Sole, il Sole è distante 150 milioni di chilometri, va bene? 150 miliardi di metri, se vi piace l'unità di misura del sistema MKS. Quanto è grande un atomo? Beh, questo però l'atomo si sa quanto è grande, perché si vede persino col microscopio, di quelli raffinati, per carità, elettronico, ma si sa quanto è grande. È grande 150 millesimi di miliardesimi di metro. Un atomo tipico, e poi gli atomi sono un po' più grandi, un po' più piccoli, quindi un atomo medio. Allora, se io faccio il rapporto tra un atomo, tra la grandezza di un atomo e la distanza Terra-Sole, viene 10 alla meno 21. Porca miseria. Quindi vuol dire che quando è passata l'onda gravitazionale è come se la Terra si fosse avvicinata al Sole o allontanata dal Sole della distanza di un atomo. Interessante, no? E l'interferometro a Terra vede questo miracolo. Quindi deve essere uno strumento assai sensibile. Vanto dell'ingegneria umana. Vabbè. Però, altra considerazione interessante. Per fortuna lo strumento, quella è un'onda, no? E quindi lo strumento è sensibile all'ampiezza dell'onda. Immaginate se fosse stato sensibile all'energia, ci sarebbe stato un brutto pasticcio. Perché l'ampiezza dell'onda si attenua come 1 su R. Mentre l'energia si attenua come 1 su R quadro. Quindi 1 su R è molto meglio di 1 su R quadro. Allora, siccome noi sappiamo dai parametri derivati da quella bellissima oscillazione e da un po' di matematica, che la catastrofe che ha generato quell'onda gravitazionale è avvenuta 1,3 miliardi di anni fa, e quindi moltiplicando per la velocità della luce, questo vuol dire che è avvenuta 10 alla 25 metri lontana da noi, allora 10 alla 25 per 10 alla meno 21 fa 10 alla 4 metri, quindi quell'oggetto qua ha cambiato la distanza Terra-Sole di un atomo, lì ha cambiato lo spazio-tempo di 10 km. Quindi, insomma, deve essere stato un bel, come si dice, una bella scossa, una bella scossa. Bom. Va bene, comunque, merito di questo signore che, insomma, l'aveva pensato 100 anni fa. Pensate che uno che pensa una cosa 100 anni fa e poi ci vogliono 100 anni per vederla, vuol dire che, insomma, ce ne deve avere, come dire, no? Di facoltà di previsione. Vabbè, torniamo ai nostri problemi dell'universo, oscuro o non oscuro che sia. Noi non, qualcosa dell'universo lo sappiamo, molto non lo sappiamo. Allora, tutti ci hanno detto che c'è il Big Bang. Cos'è il Big Bang? Non lo so. Poi sappiamo che modulo che ci sono un po' di galassie più luminose, meno luminose, ma insomma se uno fa la media su tutto quanto, dovunque io guardo l'universo è uguale, non è che c'è un pezzo veramente nero e un pezzo tutto pieno di galassie, no, sembra tutto distribuito uniformemente, ma c'è una cosa più forte di questa, perché questo è l'occhio e l'occhio non è la cosa migliore per vedere. Se io misuro la temperatura dell'universo puntando un'antenna al famoso fondo di microonde, se io misuro, dovunque io guardo, la temperatura è la stessa. I famosi 3, quanti gradi Kelvin, che sono il ricordo dei fotoni che cominciarono a viaggiare 100.000 anni dopo l'inizio dell'universo, quando c'è stato il decoupling, quando l'universo è diventato, quando la materia ha lasciato, non era più così densa da lasciar passare i fotoni fondamentalmente, e quelli poi si sono raffreddati camminando, poverini, tutti correndo si stancano. I fotoni poi cambiano colore, no? Camminando, non possono cambiare la velocità perché quelli loro sono nati per avere la velocità della luce, però la frequenza la possono cambiare, quindi diventano sempre più rossi, come si dice, no? Fino ad arrivare a 3 gradi Kelvin. E allora, questa uniformità, dell'universo è abbastanza singolare e punta a una proprietà che deve essere stata un'espansione istantanea, veramente istantanea. Dopo il Big Bang, che non si sa cos'è, c'è stata un'espansione che non si sa come è avvenuta. Però è avvenuta rapidamente, un caso interessante. Dopodiché dice, va bene, ma almeno so di che è fatto. No, eccomi qua, cioè io un pezzo di universo, il pianeta, il sole, le stelle. No, noi siamo il 4% dell'universo, il 96% non sappiamo di che è fatto.
Dico, ma che sapete, ma la sapete qualche cosa? No. Ah, e poi c'è una domanda interessante, dice, ma come finisce l'universo? Ma finisce l'universo? Come finisce? Non lo so, ma c'ho un sospetto. Voi siete... Non mi ricordo quando è che gli Stati Uniti hanno fatto la prima guerra con l'Iraq. Che anno era? Non lo so. Comunque c'era un segretario di Stato che si chiamava Donald Rumsfeld, il ministro della difesa, credo, il quale ha pronunciato delle parole oscure sul fatto che ci sono cose che io so di sapere, cose che io so di non sapere, ci sono cose che non so di non sapere, e via delirando, diciamo, sulle cose che non so di non sapere. E il problema è fermarci, scienza, in questo delirio, è fermarci al punto di farci le domande su ciò che non sappiamo, ma che capiamo vagamente che non sappiamo, perché farci domande su cose che non sappiamo e che non sappiamo che cosa sono, diciamo, è un passaggio un pochino più delicato. Allora, vediamo cosa sappiamo. Sappiamo di che cosa siamo fatti noi, perfettamente. Sappiamo che c'è la materia oscura, lo sappiamo? Ma sì, dai, lo sappiamo. E poi pensiamo di sapere che c'è l'energia oscura. Vediamo un po' come quello che sappiamo. Quello che sappiamo è il modello standard. Ci stanno i quark, ci stanno le forze e c'è il bosone di Higgs. Ma questo è un modello molto rassicurante, come si dice. Rassicurante perché noi siamo fatti, in quella tabella siamo fatti di U, D ed E. U e D sono i quark che fanno i protoni e i neutroni, e l'elettrone che gli gira intorno. Dato fatto un protone e un elettrone che gli gira intorno, il mondo è fatto, va bene? Quello è l'idrogeno, dopodiché proseguiremo con aggiungendo neutroni e protoni a piacimento per costruire tutta la tabella di Mendeleev, che senza la quale effettivamente sarebbe un po' monotono essere fatti di idrogeno. E poi ci sono i fotoni, che è la luce. Quindi voi mi chiederete, ma CSTB a che servono? Saperlo. No, in realtà non è così. Le forze si sa che servono, perché c'è qualcosa che tiene insieme il protone, che è la forza forte, c'è qualcosa che accende il sole e le stelle, che è la forza debole. Insomma, c'è qualcosa che ci tiene tutti accorati per terra, che è la gravità, quindi vabbè, insomma, diciamo, sembra tutto utile in quella tabella. Effettivamente alcuni quark non si sa che cosa ci stanno a fare, alcuni leptoni non si sa cosa ci stanno a fare, ma sicuramente ci sarà un buon motivo e non ci facciamo questa domanda più di tanto. C'è il bosone di Higgs che sta lì e ha battezzato tutte le particelle, dice a te tu pesi mezzo chilo, tu pesi un chilo, tu pesi 180 kg. Il perché non lo so, però l'ha fatto. Vabbè, insomma, il bosone di Higgs è stato scoperto, certo ci è voluto un po' di ginnastica, insomma, un acceleratore di 27 km, degli apparati di qualche migliaio di tonnellate di roba, qualche milione di canali di elettronica, 60 anni, perché il signor Higgs, insomma, che ormai ha un 85, non mi ricordo, che ha preso il premio Nobel, il quale era un po' ansioso, perché se passava un altro po' di tempo il premio Nobel non si può dare ai morti, quindi insomma lui si auspicava, come dire, una scoperta finché fosse stato in vita. E vabbè, la professoressa Gianotti che ha conquistato una brillantissima carriera grazie alla scoperta del bosone di Higgs, e qui fino a qui è tutto normale. Questo, noi siamo fatti di questa roba qui, va benissimo. Però è come se fossimo in un mare in cui c'è un iceberg. Ora dell'iceberg, come sanno quelli che stavano sul Titanic, l'iceberg c'è una brutta proprietà, va bene, che uno la parte sopra la vede e quindi cerca di non andarci a sbattere, ma poi c'è la parte sotto. E se uno sbatte con la parte sotto, ha sbattuto contro una cosa che non sa che c'era, ma sicuramente affonda lo stesso, come sempre Titanic dimostra, nonostante l'eroico, diciamo, l'eroica scena in cui i due sulla prua della nave, vabbè, non siamo romantici. E quindi, diciamo, sappiamo che c'è la parte che non sappiamo, quella che non vediamo. Allora, come sappiamo che non la vediamo? Ah, ma qui c'è il film. Adesso il film ve lo dice. Noi, i pianeti, le stelle, le galassie,
Siamo fatti di una materia che costituisce solo una piccola parte di ciò che esiste nell'universo. Rappresentiamo solo il 4% del tutto. Circa un quarto del cosmo, il 26%, è di materia invisibile che non sappiamo di cosa sia fatta e che chiamiamo materia oscura. La parte rimanente dell'universo è costituita da una componente altrettanto misteriosa chiamata energia oscura. La materia oscura non interagisce, se non debolmente, con la materia normale, però fa sentire i suoi effetti con la gravità. Per questo è stato possibile intuire già nel secolo scorso la sua esistenza. Osservando le galassie, per esempio, vediamo qualcosa di sorprendente. Per la legge di Keplero, le stelle più esterne dovrebbero ruotare più lentamente di quelle interne. Invece, si è visto che vanno incredibilmente alla stessa velocità di quelle più vicine al centro. La causa di questo fenomeno è una forza di gravità esercitata da qualcosa di invisibile. Questa cosa invisibile è la materia oscura, una sorta di nuvola, un alone molto più grande delle galassie stesse. C'è un altro modo per individuare la presenza di materia oscura. Immaginiamo un occhio che riceve la luce proveniente da una galassia e immaginiamo che tra l'occhio e la galassia ci sia una massa di materia oscura. La luce ci arriverà deviata. Così. 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 Poiché siamo in uno spazio a tre dimensioni, le immagini formano un disco, un anello. È quello che si chiama l'anello di Einstein, la lente gravitazionale, un'altra spia dell'esistenza di materia oscura. Per fare un esperimento di come vedremo una galassia in una lente gravitazionale. Vabbè, non siete bambini, quindi le cose da fare in casa lo possiamo risparmiare. Quello è per le scuole elementari. Anche le medie inferiori, va. E poi comunque far rompere un bicchiere che non va bene, non è che c'è Ikea che costano poco, però insomma. Vabbè, quello è un problema interessante ed è persino convincente, va bene? Cioè, la spiegazione, diciamo, è convincente. Se no che c'è un problema molto peggiore. E qui si pone una domanda interessante. Ma che è? Non lo so. Quindi non vi posso spiegare una cosa che non so cos'è, e comunque è inutile che chiamate qualcun altro perché non lo sa neanche lui. Però uno mi dice: sì, ma da che viene questa tua convinzione che ci sia il lato oscuro della forza? Allora c'è una domanda che sta lì da quando Einstein ha scritto le equazioni della relatività generale. L'equazione della relatività generale, che è un'equazione bellina, piccola, semplice, difficilmente risolubile, si può applicare all'universo per capire se l'universo si espande per sempre, se l'universo si espande asintoticamente, che vuol dire che piano piano, diciamo, rallenta l'espansione fino a che, insomma, a tempo infinito si ferma, ma a tempo infinito. Oppure l'espansione si arresta a un tempo finito e quindi torna indietro. Questa è una domanda intelligente che si fece Einstein per primo e diede la risposta sbagliata, ma questo lo vediamo dopo. Ma Hubble e Lemaître in particolare, diede la risposta giusta. Si espande. Però ovviamente, diciamo, da qui finisce, cioè l'equazione dicono si espande, ma come si espande? Se si espande per sempre, se si espande asintoticamente, se si espande accelerando, cioè non lo dice. Questo è materia di osservazione. Ora, fino a poco tempo fa c'era poco da osservare, perché con telescopio, guardando le stelle, non è che si capiva un granché. Servono tecniche più raffinate. Benissimo. Allora, la prima cosa che serve è sapere qual è la candela standard. Cioè, madonna, che è la candela standard? Allora, se voi prendete una lampadina da 100 lumen,
lo sapete che ormai i watt non vanno più di moda, no? Le lampadine si misurano in lumen nell'era moderna. Anche se uno non saprebbe confrontare la lampadina a incandescenza con quella a basso consumo o con quella LED, quindi tanto vale dare il lumen, che è l'unità di illuminazione. Benissimo. Se uno c'ha 100 lumen, mette 100 lumen a un metro, a me ne vede una certa luce. Se mette la stessa lampadina da 100 lumen a 10 metri, quanta luce vede rispetto a prima? E che ne vedete meno, lo so. Quanta meno? 1, 10, 10 al quadrato, 100, 100 volte di meno. Va bene? È ovvio, no? Perché la luce si distribuisce su una sfera, quindi, benissimo. Allora, e quella è una candela standard, nel senso che io so che sono 100 lumen, va bene? Quindi dovunque la metto, lei mi misura una distanza in realtà, no? Cioè io misuro la quantità di luce e so da che posto sta venendo, da che distanza sta venendo. Solo nell'universo le lampadine non ci stanno. Allora uno si deve inventare una lampadina. È stato trovato che, da qui i telescopi a qualcosa servono, è stato trovato che le supernove di tipo 1A, credo, sono candele standard, sono lampadine, diciamo, della stessa, che fanno la stessa quantità di luce, o più o meno, qui stiamo parlando di 10-20%, ma però meglio che un numero a caso. Questo vuol dire che se una supernova, che se io misuro la luce che viene da una supernova, so dov'è la supernova, so a che distanza è la supernova. Questo è un caso interessantissimo. Perché? Vabbè, perché... il motivo per cui seguono candele standard probabilmente è perché sono figlie tutte della stessa tipologia, che sono tutte figlie dell'esplosione di una nana bianca, che sono stelline, insomma, che sono tutte uguali a un certo punto della loro vita, cioè viene descritto l'arco di evoluzione di una stella. Allora, dice la legge di Hubble che se io so dov'è, a che distanza è da me una supernova, una stella, io so esattamente la sua velocità di recessione. Io so che l'universo si sta espandendo, quindi l'ipotesi che si espanda linearmente, quindi se un oggetto sta a 100 megaparsec ci avrà una certa velocità, se sta a 200 megaparsec c'ha una velocità doppia, se sta a 300 megaparsec c'ha una velocità tripla. Questa è la legge di Hubble, sta lì da... La legge di Hubble sta lì da quando c'era Hubble. Il valore della costante di Hubble cambia ogni giorno, ma questo è un altro problema, sempre una retta di scrivere. Però, io ho un altro problema, un altro modo di misurare le cose, che è l'effetto Doppler. Allora, l'effetto Doppler tutti sanno cos'è, giusto? L'effetto Doppler è quello dell'ambulanza, viene sempre descritto con la polizia, l'ambulanza, quello che viene lì, no? Cioè, se un oggetto ti viene incontro o si allontana, tu percepisci una frequenza diversa, che è ovvio. Perché? Perché c'è la compressione sostanzialmente delle onde, che è la combinazione della velocità dell'ambulanza più le onde. L'effetto Doppler si sente bene acusticamente, perché la velocità, del mezzo sono decine di metri al secondo, e la velocità del suono è centinaia di metri al secondo, quindi la correzione è molto sensibile. Però c'è un effetto Doppler anche per la luce, ovviamente. Cioè, se la stella che emette una certa luce sta volando via, ha una velocità ovviamente che è significativa rispetto a quella frequenza, allora cambierà il colore della luce. Ricordo, la velocità non può cambiare, quindi deve cambiare il colore, i fotoni non vogliono rallentare, però possono cambiare colore. Allora, se io prendo le righe dell'idrogeno, che sono perfettamente note, tutte le stelle sono piene di idrogeno, misuro la riga dell'idrogeno e invece di vedere lo stesso colore che produce la riga dell'idrogeno qui nel mio laboratorio, vedrò una riga che è spostata in colore. Benissimo. Ma a questo punto io so esattamente dalla correzione quant'è la velocità di quella stella, no? Che si sta allontanando, benissimo. Allora, prima io già la sapevo la velocità della stella, perché mi era venuta dalla quantità totale di luce che emetteva, no? Dalla supernova. Quindi i due numeri devono essere uguali. E se non lo sono?
qui c'è un problema. Se non lo sono, vuol dire che la legge di Hubble non è esattamente lineare. In particolare, se fosse a caso, non ci sarebbe problema. Cioè, se io vedo che qualche volta è più grande, qualche volta è più piccola, quelli sono errori sulla retta, no? Però non è un problema. Sarebbe l'allargamento naturale della retta con la misura. Ma se vanno tutti nello stesso verso, cioè se io dimostro che questa legge di Hubble non è più lineare, ma è parabolica, va bene? Allora vuol dire che io più vado lontano e più le stelle vanno più veloci di quanto dovrebbero andare. Ma questo è compatibile solo col fatto che più vanno lontane e più invece di avere una velocità costante c'è un'accelerazione che le spinge sempre più velocemente via. Allora, questa è una interessante novità, va bene? Perché non solo l'universo si espande più velocemente di quanto previsto, e questo non sarebbe altro che cambiare la pendenza della costante di Hubble, non è un problema. Ma in realtà più vai lontano e più va veloce di quanto dovrebbe andare rispetto alla legge di Hubble, va bene? E allora questo è il segno di un altro fenomeno. Non c'è più una velocità, diciamo, costante proporzionale alla distanza. C'è un'accelerazione che è proporzionale alla distanza. E un'accelerazione ovviamente fa andare sempre più veloci più lontano sei. La causa. Allora, cioè io l'avrei chiamata antigravità, devo dire sinceramente. Però questo ammetto che è una mia, come dire, mi sarebbe piaciuto tantissimo l'antigravità, questa cosa. Uno preme il pulsante, no. Però diciamo non l'hanno chiamata antigravità, l'hanno chiamata energia oscura, quella appunto è il lato oscuro della forza. Deve essere una, cioè, il lato oscuro della forza mi viene particolarmente bene, perché ovviamente se c'è una cosa che accelera, nella mia stupida, diciamo, e limitata mente, io sono rimasto F uguale MA, bene, se c'è un'accelerazione c'è una forza, quindi è inutile che me la chiamate in maniera così elegante, per me questo è il lato oscuro della forza, non il lato oscuro dell'energia, però insomma lasciamo a chi l'ha battezzata, in fondo ci ha preso anche un premio Nobel, la parola energia oscura. Benissimo. Allora, io vi ho dato due elementi che sono raccapriccianti, va bene? Perché mentre noi pensiamo di essere, come dire, egocentricamente, antropocentricamente importanti per l'universo, in realtà sembrerebbe che l'universo si è addensato, le galassie si sono addensate solo perché c'è la materia oscura, che non sappiamo cos'è. E l'universo si sta espandendo sempre più velocemente, si sta di fatto disintegrando, quindi, in virtù dell'energia oscura che sappiamo ancora meno che cos'è. Quindi, diciamo, la visione antropocentrica, egocentrica, mi sa che qui ha da finire, perché c'è poco da chiacchierare. Insomma, sembra che quel po' che sta insieme in virtù della materia oscura, che però non basta perché l'energia oscura se la sta piano piano disintegrando. Ma interessante. Concentriamoci sulla materia oscura. Allora, la materia oscura è il 25% rispetto al 4%, quindi sembrerebbe che l'universo sia fatta da grani tutti oscuri, ogni tanto c'è un granellino colorato. Allora, come possiamo sperare di vederla? E qui viene un'interessante osservazione. Come si fa a vedere una cosa che non si sa che cos'è? Uno potrebbe anche smetterla qui, no? Diciamo, io non lo so cos'è, quando qualcuno mi dice cosa cercare, io la cerco, va bene? In fondo, il bosone di Higgs stava scritto in una teoria, che cos'era e come si sarebbe comportato. Le onde gravitazionali stanno scritte in una teoria che dice come si comportano, quindi io posso costruire, il giorno che ho imparato a fare tanta tecnologia, posso costruire lo strumento buono per misurare il bosone di Higgs o le onde gravitazionali, ma una cosa che non so che è, che costruisco. Allora, qui viene il principio di non mi arrendo e ci provo. Suppongo che la materia oscura sia comunque fatta, da qualche parte deve venire, quindi dovrà venire dal Big Bang, perché lì è stato fatto tutto, e magari è fatta anche di particelle, come le altre, solo che quelle particelle non obbediscono, diciamo, alle stesse leggi di natura delle altre, perché se no le avrei già viste, perché sarebbero come le altre. Se obbediscono, se si comportano come le altre, non sono materia oscura, ma sono materia normale. Però posso sperare che queste particelle ogni tanto
si degnino di urtare, intanto sembrerebbero avere almeno un'interazione, quella gravitazionale, perché visto che ci tengono insieme, quella ce l'avranno. Magari ogni tanto una di queste particelle potrebbe sbattere contro un nucleo normale, bene, e spostarlo un po'. È una speranza, non è detto che funzioni. Le particelle potrebbero non interagire mai con nulla, tranne che con la gravità. In quel caso, devo dire, potremmo cercarle per i prossimi miliardi di anni, perché finisce prima il Sole, scusate, non esagero, l'universo durerà almeno 100 miliardi di anni, e il Sole no, però. Il Sole ne durerebbe altri 5, se non ho capito male, però in realtà ne dura molti meno, perché fra due si è mangiato tutta, si è un po' scaldato, quindi ogni giorno il Sole si scalda un po', poco. Però insomma, fra 2 miliardi di anni comunque si è scaldato abbastanza da fare evaporare tutta l'acqua che ci sarebbe sulla Terra, quindi comunque il problema si è risolto per quanto riguarda l'umanità. Potremmo comunque, ripeto, potremmo tutti quanti, la razza umana potrebbe estinguersi senza aver saputo cos'è la materia oscura, è possibile, non è detto che. Comunque supponiamo che invece ogni tanto si degni, raramente perché deve avere un'interazione debolissima, si degni di dare una spinta a un nucleo. Se dà una spinta al nucleo, allora noi sappiamo però rivelare i nuclei che si spostano, perché i nuclei che si spostano, se io ho un nucleo e gli do una botta, la cosa più semplice che farà questo nucleo è scuotersi tutto e buttare fuori un elettrone, tanto gli elettroni stanno lì, girano intorno, sarà qualche elettrone esterno che insomma sta lì, che è in bilico, dice ma ci sto col nucleo o non ci sto, ma sì, ma fammene andare, bottarella, l'elettrone se ne va, io subito metto campo elettrico, porto via l'elettrone e lo rivelo. Però le bottarelle al nucleo, sfortunatamente, la materia oscura se gliele dà non lo so, ma se gliele dà gliene dà pochissime, perché appunto se no l'avevo già vista. Ma botte al nucleo, qui io le sto prendendo continuamente, voi pure. Cioè, qua ci stanno i muoni che trutun, trutun, cascano dal cielo, muoni. Ogni secondo voi siete trapassati dai muoni, mi dispiace, da tanti muoni, i quali interagiscono con i vostri nuclei. Fanno male? No, non sembra, perché io sto benissimo, insomma, pure voi, quindi non fanno male. Però gli elettroni li spostano, e quindi se io metto campo elettrico, se io mettessi campo elettrico che tira, io sono pieno di elettroni che se ne vanno, e poi intanto ne viene un altro, non vi preoccupate. Quindi se io metto qui un bidone che chiamo chiappa materia oscura, va bene, questo chiappa solo i muoni, perché ne passano tantissimi, quindi devo andare a fare l'esperimento in un posto dove i muoni non ci stanno più. Siccome i muoni vengono dal cielo, l'unica cosa è andare sottoterra. Mi pare semplice, va bene? I muoni perdono energia, appunto, perché perdono energia? Perché passano attraverso le mura della scuola, attraverso l'atmosfera terrestre, attraverso me, attraverso la terra che sta sotto di me. Siccome perdono 2 milioni di electron volt, va bene? Ogni centimetro d'acqua equivalente che passano, va bene? Se io vado sotto 1 chilometro, insomma, l'avrò ammazzati i muoni. Come faccio ad andare sotto 1 chilometro? Bisogna andare in un laboratorio sotterraneo, mi pare che non ci siano molte alternative, va bene? E quindi, per esempio, si va sotto il Gran Sasso. Vedete, quello non è il Gran Sasso, quello è il Monte Bianco, ma non importa. Quello a destra è il Gran Sasso, che è molto più bello ai miei occhi, ma insomma. Quando allora l'universo è pieno di particelle, perché le stelle buttano fuori di tutto, ovviamente, anche il Sole, i protoni sostanzialmente che vengono buttati fuori vagano per l'universo felici, va bene? Un po' sballottati dai campi magnetici intergalattici, ma non è grave. Solo che a un certo punto arrivano sull'atmosfera, qualcuno arriva sull'atmosfera terrestre, lì si fanno male. Perché nonostante che sembra molto eterea, l'atmosfera terrestre è tanta roba, va bene? È tanta roba. E quindi quelli arrivano lì e sbattono tipicamente contro un nucleo di azoto.
qualche volta rara ossigeno, ma c'è molto più azoto che ossigeno, quindi, e si fanno male, si frantumano contro un nucleo di azoto e quindi producono quello che si chiamano sciame di particelle di tutte le specie che viene giù. Tutte quelle particelle comunque vengono assorbite dall'atmosfera, muoiono, eccetera, i muoni no. Come noto i muoni sono tremendi, perché i muoni campano, vivono, hanno una vita media che è superiore al milionesimo di secondo. Un milionesimo di secondo. E che può fare un milionesimo di secondo? Un milionesimo di secondo anche alla velocità della luce farebbe poco, perché la luce è 300.000 km al secondo, quindi comunque non farebbe moltissimo. Il problema è che c'è quella maledetta cosa che si chiama dilatazione dei tempi, la relatività ristretta, il fatto che le particelle nel loro sistema di riferimento, nel sistema di riferimento di uno che le guarda, siccome vanno veloci, il tempo di vita si allunga in proporzione alla loro velocità, al rapporto tra la loro velocità, e che si può fare? E quindi niente, questi campano tantissimo, va bene? Quindi arrivano fino a terra e ci prendono, e fino a qui non c'è niente di male, però rovinano gli esperimenti sulla materia oscura, quindi, oh, però una montagna no, cioè dentro la montagna muoiono, oh, insomma. E quindi uno fa un laboratorio che per esempio al Gran Sasso è profondo, dunque le profondità dei laboratori non si misurano in metri, il problema è che, perché non si misurano in metri? Perché bisogna sapere cosa c'è sopra, perché se fosse in fondo al mare sarebbero mille metri d'acqua, ma se sta sotto una montagna non sono mille metri d'acqua, sono mille metri di roccia. Quindi si riporta, si motiva tutto per la densità di quello che c'è sopra, e sì, quindi si dice quanti metri di acqua equivalente, no? È come se fosse, quindi il Gran Sasso è come se fosse a 3.000 metri sotto il livello del mare. Poi ci sono altri laboratori che sono più profondi, altri che sono meno profondi. Vabbè, il Gran Sasso è un bel laboratorio fatto in maniera piuttosto ben congegnata, ci sono tre sale sperimentali molto grandi, sono 200.000 metri cubi di spazio per fare esperimenti, c'è un laboratorio esterno, l'importante è che ci si arriva con la macchina, anzi col camion, per fare gli esperimenti attraverso il tunnel autostradale tra L'Aquila e Teramo, e i muoni non ci sono quasi più, cioè sono ridotti 100 milioni di volte rispetto a quelli che passano qui. È un laboratorio internazionale, ci stanno tanti utenti dei paesi più disparati del mondo, diciamo persino gli arabi, gli Emirati Arabi Uniti. È una farsa, il professore degli Emirati Arabi Uniti è un italiano che è andato a insegnare alla New York University a Abu Dhabi, ma comunque vabbè, insomma, prendiamo anche quelli, non c'è niente di male. E, è pieno di esperimenti e in particolare bisogna capire sulla materia oscura cosa cercano veramente questi esperimenti. Allora, vi dico uno dei... Avete visto il filmatino in cui la materia oscura stava lì, diciamo, no? E tutto gli gira dentro. Benissimo. Allora, supponiamo che sia vero. La materia oscura sta qui, dappertutto. Noi ci stiamo muovendo furiosamente dentro la materia oscura, non perché io mi agito lentamente su questa, davanti a questa scrivania, questo banco, perché il Sole ci sta trasportando a una velocità piuttosto sostenuta verso la costellazione di Ercole, che non so neanche cosa sia, però so che il Sole, insomma, cammina e ci trascina tutti appresso, tutto il sistema solare viene trascinato dal Sole appresso, benissimo. Allora, quindi, dovunque stia andando il Sole, è come se voi in una giornata senza vento andaste in bicicletta, e in una giornata senza vento, quando andate in bicicletta, voi sentite il vento che vi viene contro, il vento non c'è, ma l'avete creato voi, benissimo. Quindi il Sole, andando in una qualche direzione, si fa venire contro la materia oscura. E chi se ne frega? Ah, ma qui viene il trucco. La Terra gira intorno al Sole, quindi qualche volta va nella stessa direzione del Sole, qualche volta va dall'altra direzione. Allora, questo è come se uno dice, se io urto la materia oscura, quando sto andando nella stessa direzione del Sole o nell'altra cosa, cosa cambia? Ve lo dico io cosa cambia. È come essere, andare a fare uno scontro frontale contro un tir o essere tamponati da un tir. Tra le due sapete voi cosa preferire. Ovviamente andare contro, no? È evidente. Per farsi più male bisogna andare contro il tir e non essere tamponati dal tir.
Quindi io devo sfruttare questo effetto differenziale, diciamo, che avviene tra estate e inverno di fatto, va bene? E quindi dovrei vedere un segnale di oscillazione, no? Cioè la probabilità di interazione della materia oscura con noi dovrebbe essere un segnale che aumenta d'estate o d'inverno e diminuisce nell'altro caso. In effetti c'è persino un esperimento al Gran Sasso che dice di aver visto, dice, cioè, fa vedere questo grafico interessantissimo da cui si capisce che c'è un fenomeno che effettivamente va come previsto. Allora abbiamo vinto, e invece no. Perché diceva Galileo, che adesso forse Galileo non l'ha mai detto, diciamo, però la nostra interpretazione del pensiero di Galileo è questa, diceva Galileo che la fisica sperimentale deve essere riproducibile. Come diceva Galileo, che tu stai sulla nave, va bene, no, con i finestrini chiusi a tirare le palline per aria, o che tu stai fermo a tirare le palline per aria, le leggi della fisica sono le stesse, tu non lo puoi dire se stai sulla nave o non stai sulla nave. Quindi basta che voi mi fate un altro esperimento che vede la stessa cosa, che problema c'è? Diciamo, abbiamo dichiarato vittoria. Il problema è che questo esperimento che fate non si è ancora fatto, cioè ne sono stati fatti tanti di esperimenti, ma. Gli esperimenti più interessanti che vengono fatti attualmente sono con una tecnica piuttosto raffinata, che sono bidoni è una brutta parola, si chiamano criostati, ma insomma, o bidoni, di un gas nobile liquefatto. Quali sono i gas nobili? L'elio, è inutile liquefarlo perché è troppo leggero, poi liquefare l'elio è una brutta cosa, cioè andare a temperature di 4 gradi Kelvin, insomma. Argon liquido o xenon liquido, questi sono i gas nobili più comuni, diciamo, da liquefare. Allora, quello che succede è che, supponiamo che la materia oscura sbatta contro un nucleo dentro un gas nobile, ex gas nobile, ora liquido nobile, se urta un nucleo di un liquido nobile, cosa farà? Farà quello che ho detto prima, cioè l'elettrone sulla shell più esterna del xenon liquido dirà: ma io vado a fare una passeggiata, va bene, cioè, ho ricevuto, diciamo, un po' di energia, mi vado a fare una passeggiata. Il problema è che a questo punto io ci ho messo un campo elettrico, quindi l'elettrone la passeggiata la fa, ma la fa dove dico io, cioè me lo tiro via. Ora voi direte: ma perché mi vuoi liquefare l'argon che per liquefarlo bisogna andare a 270 gradi Kelvin, va bene, che è una gran pena. Potevi liquefarmi una cosa che ci vogliono 50 gradi, che è nemmeno, scusate, meno 50 gradi centigradi. E no, perché qui c'è il problema. Perché il gas deve essere nobile? Perché se voi date un colpetto a un atomo di ossigeno e liberate l'elettrone, il prossimo atomo di ossigeno l'elettrone se lo chiappa subito, perché gli piace. Purtroppo, diciamo, quasi tutte le sostanze adorano prendere gli elettroni degli altri. Perché? Perché le shell degli elettroni non sono piene e quindi hanno un posto dove mettere l'elettrone. I gas nobili non ce l'hanno il posto dove mettere l'elettrone, perché le shell sono tutte piene. Quindi quello cammina e dice: mi vuoi, mai o elettrone ricevette più rifiuti, va bene? E quindi può solo venire dove dico io. Vabbè. Quindi, diciamo, purché siano sottoterra, purché non ci siano altre interazioni, eccetera, questi esperimenti potrebbero rivelare la materia oscura. Sono esperimenti piuttosto belli, nel senso che la parte esterna è costituita da un cilindro dentro il quale ci stanno tonnellate d'acqua che scherma da eventuali, perché è vero che i muoni non ci passano più, ma i neutroni, qualche neutrone c'è in giro, quello viene emesso dalle rocce, dalle cose, poi c'è una parte interna che ancora scherma di più, e poi alla fine c'è un criostato dove c'è questo gas nobile, qualche tonnellata di gas nobile liquefatto. Allora, vedete, qui viene il problemino. Questo grafico apparentemente è una follia, però in realtà non lo è. Cioè, vedete, se fosse vero quello che... Allora, come si fa a dare il risultato dell'esperimento? Quelli di prima hanno detto: ma io vedo un'oscillazione. Allora, si trasforma l'oscillazione in una affermazione sulla materia oscura. Uno dice: vabbè, ho fatto i miei conti, quindi
sull'asse verticale metto la probabilità dell'interazione in qualche unità di misura, fregatevene quale, e sull'asse orizzontale metto la massa della particella che ha causato l'urto. Va bene? E viene quella regione, diciamo, dove c'è scritto Dama Libra. Cioè loro dicono c'è materia oscura e c'ha più o meno quella massa e più o meno quella proprietà di interazione. Dopodiché prendo un esperimento di questi con la, come si chiama, con i liquidi nobili, quello non è un liquido nobile, quello è uno scintillatore normale, e quelli mi dicono, no, guarda, attenzione, prendi la linea, prendete la linea, queste due linee qua, bluastre, una delle due, una xenon e una lux, non importa, sono due esperimenti diversi, loro dicono, guarda, noi non vediamo nulla, amen, cioè se c'è materia oscura deve essere qua, non là. Se è là l'avremmo vista e non la vediamo, va bene? Quindi c'è una contraddizione, cioè ci sono degli esperimenti che dicono, da noi, no, mi piace, non vediamo. Allora la gente gli ha obiettato, dice sì, ma voi non fate la stessa cosa, perché voi contate un numero di eventi, mentre quelli vedono una cosa molto, molto, molto elegante. Allora questi hanno rifatto l'analisi in termini di probabilità di oscillazione. Vedete, se fosse vero, il risultato dell'esperimento Dama Libra è quella curva rossa, bene, sono nel grafico in alto, e quello che vedono questi altri sono quei punti neri. Ora ammetterete che quei punti neri non assomigliano manco un po' alla curva rossa, bene, ci dovrebbero stare sopra ma non ci stanno. Quindi questi qui sostengono che se fosse vero il risultato di Dama Libra, che è lassù, loro dovrebbero stare lì, ma invece loro stanno qui, bene. Come si risolve questo problema? Ipotesi non fingo, che ne so, cioè voglio dire, sono due esperimenti diversi che osservano due cose diverse. Allora, qui si apre appunto una ricerca molto più esasperata che dice che bisogna andare avanti con tecniche sempre più raffinate e possibilmente con esperimenti più grandi, perché così in un tempo inferiore si possono fare più prove, mentre con un esperimento piccolo bisogna aspettare tanto tempo per vedere un effetto. E quindi il prossimo esperimento che faremo al Gran Sasso sarà con argon liquido invece che con xenon liquido. L'argon liquido è una bellissima sostanza, tra l'altro lo xenon costa un botto, l'argon non costa nulla, perché credo che sia il terzo, no, componente della nostra atmosfera, l'argon, dopo l'azoto e l'ossigeno. Quindi si fanno grande collaborazione internazionale per fare 20 tonnellate di un esperimento di 20 tonnellate di argon liquido. Benissimo, c'è un problema. Noi vogliamo vedere solo eventi causati dalla materia oscura. Sfortunatamente l'argon, che tutti conoscono essere argon 40, va bene? Quando sta nell'atmosfera, ogni tanto viene urtato da una di quelle particelle che fanno gli sciami nell'atmosfera, e a questo punto diventa argon 39. L'argon 39 sfortunatamente è radioattivo, cioè decade, peraltro con un tempo di vita di 270 anni, vuol dire che solo dopo 270 anni si dimezza, decade con un elettrone, che darebbe di molto fastidio, bene? Di molto fastidio. Ora, notate, cioè, voi direte, ma quanto se ne potrà mai fare nell'atmosfera di argon 39? No, infatti se ne fa anche molto poco, se ne farà, vi ricordate il numero di Avogadro? Bene? Quindi il numero di Avogadro è 10 alla 23, 6, 10 alla 23, e di questi in equilibrio se ne faranno qualcosa tipo 10 alla 9, bene? E il problema è che sono sempre un miliardo in una mole, e quindi danno un sacco di fastidio, eh? Proprio un sacco di fastidio. Da questo potreste fare un esercizio di quanto un miliardo di particelle in una mole che ha 270 anni di vita, quanti colpi al secondo vi dà dentro il vostro rivelatore, sicuramente troppi. Allora, bisogna eliminare l'argon 39 prima di fare questo esperimento. Dunque, la prima idea è questa, dice, ma se l'argon 39 viene prodotto nell'atmosfera per l'urto delle particelle, io posso andare a prendere l'argon sottoterra, nella miniera. E infatti non è che sia proprio così facile, non è che porto una macchina che estrae l'argon in una miniera, però
c'è una miniera in una, no, non 10.000 miniere, cioè una miniera in, in Colorado, credo, dove si tira fuori elio, perché l'elio è un'altra cosa costosissima, preziosissima, e con una macchina opportuna si potrebbe tirare fuori anche, anche l'azoto. Allora, intanto l'argon che viene preso da una miniera è già qualche centinaio di volte più pulito, va bene, dell'argon che viene preso nell'atmosfera. Si potrebbe fare un'altra operazione, allora, per migliorare ancora il risultato. Come sapete, se io voglio separare due diversi elementi chimici, questo è facilissimo, va bene? No? Perché la chimica permette di fare questo. Il problema è che argon 39 e argon 40 non sono due diversi elementi fisici chimici, sono la stessa cosa chimicamente. Quindi non c'è nessun procedimento chimico che mi separerà mai il 39 dal 40. Però esiste un'altra possibilità, va bene? Una colonna di distillazione. Cioè io posso separare 39 da 40 con diciamo degli stati di separazione fisici. Peccato che il calcolo per fare un vantaggio è stato fatto e serve una colonnina di 300 metri, 350 metri per separare, per guadagnare un altro fattore 100, va bene? E che problema c'è? Basterà trovare un posto dove mettere una colonna di distillazione alta 350 metri. Quale posto migliore di una miniera di carbone abbandonata? Al posto dell'ascensore, no? Dei minatori, quelle cose da film degli anni 30. Oddio, io ci sono salito su quella cosa, fa un po' schifo, però insomma la miniera abbandonata, però è sempre schifo l'ascensore, cioè proprio così, ma siete sicuri? Dice, vabbè, comunque. Allora toglie l'ascensore, mette la colonna, il pozzo c'è cioè, a Seruci, in Sardegna, ci sono pozzi di 400 metri in cui uno può mettere questa colonna di distillazione. Benissimo. A parte che è molto carina, diciamo, assomiglia pure alla Torre Eiffel, è alta quanto la Torre Eiffel, peraltro. La stiamo costruendo, con un po' di pazienza, poi un'altra volta porteremo le foto quando sarà costruita. Vabbè, il vantaggio di questa cosa però è che se uno impara a separare 39 da 40, sarà molto più semplice separare, diciamo, altre cose che hanno una differenza di peso atomico maggiore. Per esempio, sarà facile separare l'ossigeno 18 dal 16. Allora, l'ossigeno 18, voi direte, ma che ci si fa con l'ossigeno 18? Ci si fa l'acqua H2O18O, cioè che ci si fa con l'acqua? Notate bene, mentre l'acqua, sapete che c'è un isotopo dell'idrogeno che si chiama deuterio, no? E con quello ci si fa la famosa acqua pesante. Non vi sognate di bere l'acqua pesante perché, diciamo, fa male, è un veleno. Invece, diciamo, l'acqua che fate con isotopi dell'ossigeno va benissimo, non c'è nessun problema, non altera, diciamo, la configurazione della molecola dell'acqua. Che ci si fa con l'H2O18? Si butta nei ciclotroni che, irraggiandola, produce il fluoro 18. Il fluoro 18 è quello che iniettano nei pazienti che devono fare una tomografia. Mi sembra uno scopo nobile, cioè potrebbe rifornire il mercato italiano, diciamo, di ossigeno 18. Può anche produrre facilmente il carbonio 13. Il carbonio 13 serve per fare un test. Io ho pure fatto una volta, per fortuna non ce l'avevo, ma per trovare l'Helicobacter pylori, che io ho sempre chiamato l'elicottero, insomma, che potrebbe stare nello stomaco e fare non so quali, produrre non so quali sintomi, che evidentemente io avevo, perché il dottore aveva questo sospetto, che fa? La gastrite, ecco, non c'avevo la gastrite, però mi ricordo che c'avevo. Mi era venuto uno sfogo qui, mi hanno detto che forse c'avevo l'Helicobacter pylori, vabbè. Le correlazioni mediche sono improbabili. E comunque il carbonio 13 serve a fare questo test, diciamo, per la ricerca delle cose. Vabbè, comunque, quindi la colonna potrebbe servire. Come vedete, questo è un messaggio importante per me, nel senso che a noi non ce ne può fregare, non c'era venuto neanche in mente, va bene, del problema dell'ossigeno 18 o del carbonio 13. Io voglio l'argon 40 senza argon 39. Però non siamo incoscienti. Nel momento in cui facciamo una cosa, dice, ma potrebbe servire a qualcos'altro? Ebbene sì, Quindi una cosa che è completamente motivata dalla ricerca di base ha però poi una sua possibile applicazione sociale molto importante. Tra l'altro abbiamo scoperto un'altra cosa che ci si potrebbe fare.
Questo esperimento produrrà sia argon 40, che è quindi pulito da ogni forma di radioattività, quindi diciamo non a fondo. Potrebbe, non vi ho detto come verrebbe letti i segnali di luce da questo rivelatore di argon 40, ma verrebbe letto con dei fotomoltiplicatori al silicio, diciamo occhi elettronici di generazione moderna, fatti di silicio invece che quei tubi di vetro, insomma, che con i fotocatodi e quelle cose dell'epoca della pietra. Allora, se uno pensa di sostituire una tomografia elettrone-positrone, che oggi è fatta con dei cristalli che vengono letti da fototubi, se pensasse di sostituirla con una tomografia fatta da argon letto da fotomoltiplicatori di silicio, ci imparerebbe una cosa. Allora, una tomografia è un oggetto in cui a te ti iniettano appunto il fluoro 18 sotto forma di uno zucchero, cioè attaccato a uno zucchero. I tumori sono avidi di zucchero e quindi, diciamo, preferenzialmente quella molecola si attacca e fa il contorno del tumore. Dopodiché, siccome il fluoro 18 è un emettitore beta più, cioè emette elettroni positivi, gli elettroni positivi vengono immediatamente catturati da un elettrone negativo, si annichilano e sparano due fotoni, uno da una parte e uno dall'altra. Allora, se uno c'ha il rivelatore, vede il punto in cui sono arrivati due fotoni e quella tira una linea. Se voi pensate a quell'oggetto fatto tante volte, le linee vanno in tutte le direzioni, quello ruota e alla fine ti danno il contorno tridimensionale del tumore e tu sai, almeno sai se ce l'hai e come è fatto. Poi, diciamo, come si toglie, questo è un problema successivo. Sicuramente non di fisica. Allora, il problema vero è che tirando linee e costruendo questa immagine non è un metodo molto efficace. Sarebbe molto più carino se uno sapesse da dove vengono, qual è il punto di partenza di questi due fotoni. Questo farebbe risparmiare enormemente, diciamo, dose al paziente e tempo di immagine. Va bene? Allora, il problema è che oggi, alto a sinistra, non c'è nessuna risoluzione temporale. L'unico modo per sapere da dove viene è misurare il tempo di arrivo da una parte verso il tempo d'arrivo dall'altra. Ma oggi non lo si sa fare, cioè sostanzialmente non si risolve nulla. Con il sistema che io sto dicendo, si potrebbe raggiungere una performance che è come quella in alto a destra, che è quindi la risoluzione temporale, la differenza di tempo potrebbe essere misurata con qualche decina di millesimi di miliardesimo di secondo, va bene? E quindi questo corrisponde, sempre dando la velocità della luce, a qualche millimetro di risoluzione. Questo permette di migliorare enormemente, va bene, la risoluzione sulla massa che tu vuoi misurare. Questo, per esempio, è un'applicazione che vorremmo sviluppare in congiunzione con l'esperimento che comunque dobbiamo fare. Allora, l'ultima cosa che volevo dirvi brevemente è questa, l'inflazione. Allora, noi sappiamo che all'inizio dell'universo l'universo si è espanso per un certo periodo in maniera rapidissima, non sappiamo perché, non sappiamo come, presumibilmente sì, cioè era infinitesimamente piccolo, è diventato della grandezza di una mela praticamente istantaneamente, poi ha continuato a espandersi normalmente. Adesso, quindi c'è stato un periodo in cui c'è stata un'espansione accelerata dell'universo, per cui non è assurdo di per sé che oggi ci sia un'accelerazione. Il problema vero non è se c'è un'accelerazione, è capire qual è l'evoluzione di questa accelerazione, cioè è un'accelerazione che c'è sempre stata e continuerà per sempre, o è un'accelerazione che ha una legge complessa che è generata da una forza che ha un potenziale che poi magari finisce e quindi la forza svanisce. Non lo sappiamo. Per fare questo bisogna fare delle misure che ancora non sappiamo fare. In particolare, la misura che bisognerebbe fare è misurare l'accelerazione differenziale dei vari strati dell'universo, quello a 13 miliardi di anni, quello a 12, a 11, a 10, a 9, a 8, per vedere se lo shift, diciamo, aumenta di più a 13 miliardi di anni oppure aumenta di più oggi, e capire così se c'è una correlazione. La cosa interessante sulla quale volevo finire è questa, che l'accelerazione dell'universo c'è già stata messa da Einstein, perché Einstein aveva sbagliato nel risolvere le sue equazioni, aveva supposto che l'universo sarebbe collassato su se stesso, cosa che diciamo non gli piaceva. Allora ha detto: mi serve un oggetto che me lo tiene, diciamo, come statico.
Anche i grandi geni ogni tanto dicono cose che non hanno particolare senso, non si può avere un universo statico, non esiste una cosa statica, no? Perché ci stanno le perturbazioni, ci stanno le cose che farebbero ricollassare. Però comunque, per farlo rimanere statico, lui mise una costante, che era una forza di fatto, no? Che impediva all'universo di ricollassare, contrastava la forza di gravità. Immediatamente dopo Lemaître gli ha dimostrato che l'universo si stava espandendo, quindi smettila di dire quella cosa e vai a cancellare il tuo termine. Lui è andato lì e ha cancellato il suo termine che aveva chiamato costante cosmologica e è andato anche onestamente nelle conferenze a dire vabbè io ho fatto una fesseria, capita a tutti, perdonatemi. Ora quella che noi stiamo osservando è la costante cosmologica di Einstein. Quindi prima di andare a dire ho fatto una fesseria, pensateci bene nella vita, cioè due volte, non si sa mai. Comunque se è vero che c'è la costante cosmologica, se è vero che l'accelerazione dell'universo continuerà nel modo in cui la osserviamo adesso, questo è il vero destino dell'universo. Cioè, ammesso che noi fra 100 miliardi di anni ci fossimo ancora e guardassimo l'universo, noi vedremmo questo, ma lo vedremmo con qualunque strumento di osservazione. Cioè tutto sarebbe scomparso oltre l'orizzonte, diciamo, della possibilità della visione. Vabbè, nel senso che la velocità della luce non avrebbe mai più fatto in tempo a mostrarci qualche cosa. Quindi l'universo, la morte dell'universo sarà il buio totale, il buio totale. Ma magari invece appunto il potenziale che genera l'inflazione, che ha generato l'inflazione è finito, perché sennò si stava ancora espandendo a quella velocità, magari finisce anche il potenziale che genera l'energia oscura. E quindi noi non disperiamo. E vi lascio solo con l'importante frase di Galilei, che è sempre il nostro maestro nel modo in cui ci muoviamo. Cioè noi siamo ignoranti, ma sicuramente, no, io sono ignorante, sicuramente qualcuno di voi, diciamo, andrà oltre e capirà delle cose che io e i miei colleghi non hanno capito. Grazie. Allora, grazie prof per questa lezione. Adesso vediamo se c'è qualcuno, qualche ragazzo che vuole fare delle domande, che si vuole togliere qualche curiosità. C'è tempo? Fino alle 5, compreso di foto, giusto? Compreso il tempo delle foto. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Salve, vorrei chiedere, dato che l'universo sappiamo che si sta espandendo rispetto a cosa? Cioè, c'è un centro di espansione, quindi diciamo che si sta espandendo. Se tu stai sulla superficie di un pallone, stai sulla superficie di un pallone, e misuri e il pallone si espande, io che sto a Roma vedo Lecce allontanarsi sempre di più. Tu che stai a Lecce vedrai Roma allontanarsi sempre di più, nello stesso modo. Se guardi quello che sta a Atene, vedrà Lecce allontanarsi. Cioè, il problema è che noi non siamo in due dimensioni, siamo in quattro. E quindi è difficile immaginarsi l'universo in espansione in quattro dimensioni. Ma a parte questo, è la stessa cosa, è la stessa analogia che dell'uomo piatto sulla superficie a tridimensionale. Se ti manca una dimensione, tu non hai la possibilità di valutare quest'altra cosa, no? Quindi tu sei un essere piatto su una sfera che è tridimensionale. Il problema è che noi siamo esseri tridimensionali su uno spazio che è quadridimensionale. Piccolo problema. No, non ti preoccupare, non se l'è mai immaginato nessuno. Basta credere alla matematica. Salve, vorrei sapere qual è stato il momento esatto in cui si è formata la materia oscura. Allora, per sapere quando si è formata la materia oscura bisognerebbe sapere di che è fatta, non di che è fatta se vuoi, ma se ha una forma granulare in qualche modo. Supponi che noi sappiamo esattamente quando si sono formati i quark, no? Cioè i quark si sono formati
All'inizio sono tutte particelle senza massa, a un certo punto l'universo si è raffreddato, molto poco dopo, e il campo di Higgs si è acceso, tra virgolette, è diventato efficace, e quindi le particelle hanno avuto massa. Quindi in quel momento, diciamo, sono apparse le particelle che noi conosciamo. Il vero problema è che noi non pensiamo che il bosone di Higgs abbia dato massa alla materia oscura, quindi ci manca il primo elemento. Secondo, non sappiamo neanche se la materia oscura è formata da, diciamo, da particelle, da granuli. E quindi è molto difficile in qualche modo rispondere a questa domanda. Ovviamente quello che possiamo dire è che quando si sono formate, poiché, diciamo, la responsabilità di addensare le galassie è della materia oscura, la formazione delle prime galassie già prevedeva l'esistenza della materia oscura, no? Perché noi possiamo vedere la rotazione non solo delle galassie che ci stanno vicine, ma anche di quelle che ci stanno lontane. Quindi da quel punto di vista noi sappiamo che al tempo della formazione delle galassie la materia oscura c'era. Però, come vedi, l'ignoranza fa parte proprio del gioco, eh? Alcune cose non si sanno, non si sanno. Sono state nuove scoperte al CERN di Ginevra dopo il potenziamento dell'LHC? Grazie. No, al CERN ci sono scoperte normali, non scoperte straordinarie, nel senso che sono state scoperte sicuramente altre particelle, però particelle, diciamo, che sono formate dalla normale aggregazione dei quark, che anche buffi, quelli, anche quelli, diciamo, che non si sa perché ci sono, ma che servono e serviranno sicuramente a qualcosa, ma non sono state fatte scoperte fondamentali della natura del bosone di Higgs. Adesso l'LHC ricomincerà ad aprile, maggio, a maggio più che altro, con ancora più luminosità, e vediamo che cosa succederà. Si possono avere una scoperta al mese, adesso non esageriamo. La scoperta al mese sarebbe un po' troppo. Salve, volevo sapere se è possibile l'esistenza di universi paralleli. E chi dice di no? Cioè, boh. Allora, l'unica cosa che non... C'è un problema, no? Cioè che se io sapessi come si potrebbe andare da questo universo a un universo parallelo, già sarebbe un passo avanti. Ma siccome non ho un meccanismo, diciamo, che mi permette di andare, almeno un meccanismo noto, mi permette di andare in un universo parallelo, temo che a questa domanda, finché non troverò il sistema di andarci, non avrò una risposta. Non c'è niente che lo vieta, ripeto, perché non... ecco, è un po' come diceva la Terra era al centro di... No, diceva il Sole ruota intorno alla Terra. No, va bene, ma il Sole ruota... No, ma... Adesso abbiamo detto prima, non c'è nessun centro di espansione. E perché non ci possono essere infiniti universi? Certo ci possono essere, ma il problema è che la domanda è posta in una maniera tale che non avendo una risposta, non è, come si dice, la scienza è basata sul fatto che alcune ipotesi siano verificabili. Questa, per quanto ne sappiamo, non è verificabile. E dunque dobbiamo rimanere alla probabilità di rimanere ignoranti su questo per sempre. Diverso è il fenomeno, diciamo, il fenomeno interstellar, no? Cioè il fenomeno in cui tu puoi accorciare le distanze passando attraverso un buco nero, teoricamente è possibile, cioè lì non c'è niente di teorico che lo vieti, per me è persino possibile. Certo, ci vuole coraggio a passare dentro un buco nero, diciamo, nel senso che questi buchi, queste fluttuazioni dello spazio-tempo tendono a richiudersi in un tempo che è inferiore al tempo di transito, quindi, diciamo, uno potrebbe... Però è una bella esperienza, insomma. Se uno c'ha lì un buco nero, ci potrebbe provare, ecco. Vabbè. Vorrei sapere, chi ci dice che l'antimateria è materia? E che l'antimateria sia vera e propria materia? E dove sta la differenza con l'energia oscura? Allora, l'antimateria la facciamo tutti i giorni, va bene? Cioè, in ogni momento, quando tu fai collidere un protone con un protone all'LHC, tu tipicamente produci tanta materia quanto antimateria, va bene? Siccome non puoi creare niente, tipicamente
cioè non puoi creare numeri quantici a piacimento, devi sempre fare zero, quindi è quella, la vedi tutti i giorni, poi quell'antimateria sparisce, si annichila. La domanda è, ma tutta quella che c'era all'inizio dove è finita? Questa è un'interessante domanda, certamente è sparita, a me ne, certamente è sparita. Cioè, questa è la famosa battaglia, no? È la famosa battaglia dove per ogni 100 milioni di soldati di materia e 100 milioni di soldati di antimateria è rimasto vivo un soldato di materia. Vabbè, ragazzi, cioè, saperlo, la legge che governa, che ha governato questa battaglia non la conosciamo, però sicuramente all'inizio c'era tanta materia quanto antimateria, poi c'è un meccanismo che al di fuori della nostra conoscenza che ha fatto sparire tutto, infatti l'universo è pieno di fotoni che sono i figli dell'annichilazione della materia con l'antimateria e ha lasciato un grano, di materia, che poi la chiami materia o antimateria non mi frega niente, tanto diciamo, sono definizioni convenzionali. Quindi da questo punto di vista la domanda giusta è, ma perché è sparita l'antimateria? Diciamo, perché, quale legge di natura che ancora non conosciamo ha fatto sì che in teoria sarebbe dovuta sparire tutta, quella è la cosa più semplice, la cosa evidentemente semplice è che da un gran botto di energia tutto ritorna a energia, cioè non si capisce l'esistenza della materia, temporaneamente si capisce, no, l'esistenza della materia, perché tu dovunque metti energia in un modo concentrato puoi fare materia E uguale a MC quadro, quindi M uguale a E diviso C quadro, però poi devi risparire perché non hai creato dal nulla e dal nulla e lì devi ritornare, e invece è rimasta la materia, poca ma è rimasta. Grazie. Buonasera, vorrei sapere come facciamo a determinare il 4% di qualcosa di cui non sappiamo la vastità, l'espansione, la grandezza? Perché esiste una cosa che è la densità critica dell'universo. E questo è stato sempre uno dei problemi in cui ci siamo dibattuti, no? Cioè il fatto che l'universo si espande in un certo modo, lascia perdere l'accelerazione dovuta alla cosa, però al primo ordine, la legge di Hubble stessa, l'universo si espande in un certo modo se la sua densità è tot, allora la sua densità vuol dire proprio grammi per centimetro quadro, è quello che è, allora l'espansione del nostro universo è compatibile con tot grammi per centimetro quadro e tutta la materia che conosciamo è molto meno di tot grammi su centimetro quadro, quindi il resto è un'altra cosa. Poi ripeto, lo puoi chiamare a piacimento materia oscura, energia oscura, forza oscura, fai quello che ti pare, però non è materia normale, perché la materia normale la sappiamo pesare. Quindi lei intende il 4% di ciò che conosciamo? No, è il 4%, è il 4% dell'universo in cui siamo, perché l'universo in cui siamo ha una sua caratteristica che è quella di espandersi secondo la legge di Hubble, che al primo ordine è governato da una sua densità, no? Se la densità fosse molto di più l'universo andrebbe più veloce o meno veloce nel suo comportamento, perché la gravità la conosciamo. Bene? Quindi è veramente il 4% dell'universo in cui siamo. Bene? Il problema è che non sappiamo cos'è il 96%, sappiamo che c'è, ma non sappiamo cos'è, perché la densità di ogni centimetro quadro dell'universo è molto maggiore di quello che c'è, di quanti protoni ci stanno in quel centimetro quadro. Io so esattamente quanti protoni ci stanno nell'universo, questo è il punto fondamentale, perché c'è la nucleosintesi, no? All'inizio si sono formati i protoni, si è formato l'idrogeno, si è formato l'elio, si è formato il litio, tutto il resto non conta perché poi sono formate le stelle che hanno fatto tutto. Quindi il numero dei protoni io lo so esattamente, sono 10 alla 80, bene, protoni, quelli lì, quindi quanto pesano quei protoni lo so, quindi quanti protoni ci stanno nell'universo lo so perfettamente, quelli non fanno la densità critica, anzi fanno solo il 4% della densità critica per un universo piatto, comunque, cioè l'universo piatto vuol dire che un triangolo dentro l'universo fa 100 lati, cioè gli angoli fanno 180 gradi, quindi mettendo insieme queste cose io so che ci manca il 96%. Se ci fossero solo i protoni l'universo non sarebbe piatto e gli angoli di un triangolo non farebbero 180 gradi. Grazie. Buonasera,
Volevo sapere quanto è possibile che i neutrini siano una delle principali componenti della materia oscura? Estremamente improbabile, nel senso che i neutrini che conosciamo sono troppo leggeri per fare quello. Oltretutto, non solo sono troppo leggeri per fare quello, ma essendo troppo leggeri, viaggiano anche molto veloci. Quindi non starebbero a tenere insieme le galassie, starebbero in giro a loro piacimento in tutto l'universo, non costituirebbero l'aggregante delle galassie. Poi se ci sono hanno altro tipo di neutrini che pesano di più e fanno questo, si chiamano materia oscura. Cioè, però non sono i neutrini che conosciamo noi. Quindi vari rilevatori, per esempio Amore o comunque gli altri che ci sono anche al Gran Sasso, per cosa sono stati progettati principalmente? Quelli di neutrini sono fatti per determinare se i neutrini sono di Majorana o di Dirac. Cioè se il neutrino è l'antiparticella di se stesso o il neutrino ed antineutrino sono due particelle differenti. Che non è irrilevante, perché se sono neutrini di Dirac la massa gliel'ha data il bosone di Higgs, se sono neutrini di Majorana vuol dire che ci stavano particelle all'inizio dell'universo che erano molto più pesanti e molto diverse da quelle che conosciamo oggi, che sarebbe un passo avanti molto fondamentale. Grazie. Salve. Vorrei chiederle, nel momento in cui c'è stato l'ipotetico Big Bang, quindi che l'universo si è espanso, il vuoto da dove è nato? E che ne so? Cioè... come... cioè, a livello di teorie... Se io avessi una risposta a questa domanda, va bene, sarei stato il più grande fisico del mondo, insignito di 7 premi Nobel e non so che altro. C'è un'altra ipotesi, che sarei stato Dio il creatore, ma non sarei qui a parlare con te in quel caso. Cioè, come teoria più accreditata, il vuoto, come sa sarebbe? Il vuoto non è vuoto e questo si sa, va bene. Il vuoto non è vuoto. Allora, dal vuoto, ovviamente, per esempio, l'energia oscura deve nascere dentro il vuoto, perché non può nascere in un altro posto che non c'è, va bene? Il problema è che le fluttuazioni del vuoto e la natura stessa del vuoto quantistico non è che proprio siano la cosa più chiara del mondo, insomma, siamo ancora lì che ci poniamo alcuni problemi sul vuoto, va bene? Il problema è che la teoria, diciamo, del Big Bang sostiene di aver creato in quel momento con sé lo spazio e il tempo, quindi prima non c'era, ma non c'era niente, che non è il vuoto, cioè proprio c'era l'assenza, capito, di concezione della, di qualunque, l'assenza della concezione dell'essere, no, delle cose, quindi boh. Quindi per riformulare la domanda meglio, nel momento in cui noi diciamo che l'universo è in continua espansione, questo spazio quindi che si viene a creare non vuoto, si viene a creare niente, perché l'universo è infinito. Ah, quindi viene inteso come infinitezza. L'universo è infinito, quindi non si deve espandere contro niente, cioè non c'è una cosa, non è che l'universo ha un confine che si allarga, l'universo è infinito. Ah, grazie mille. Ma anche l'infinito si può espandere, l'infinito è infinito, capisci il concetto di infinito che si espande? L'infinito si espande, sì, certo che si espande. Vabbè. Qual è la metrica dell'infinito che si espande? Grazie mille. Salve. Pare da recenti studi che la teoria dell'inflazione dell'universo non sia così certa. Okay. Qui certo non c'è niente, io non l'ho vista. Sì. Lei cosa ne pensa? No, io... Allora, l'inflazione è la spiegazione più semplice per dare conto del fatto che l'universo è isotropo e omogeneo. Però se me ne trovi un'altra va benissimo. Cioè, capito? Non abbiamo una teoria migliore dell'inflazione, perché se tu hai una qualsiasi... Se tu hai un oggetto, va bene, che comincia a espandere, questo oggetto non può essere isotropo e omogeneo, va bene, perché ci saranno appunto i grani dell'energia che qui si saranno, probabilisticamente avranno dato luogo a un pezzetto di materia, e lì a un altro pezzetto, e qui a niente, eccetera. Con l'espansione
guardando a destra ci dovrebbe essere un certo tipo di universo, guardando a sinistra un altro. Chi è che ha messo d'accordo tutto questo? Solo un oggetto che ha fatto un'espansione talmente rapida, va bene, che dentro si è tutto rimescolato in un certo senso e quindi è diventato piatto per l'appunto. Però ripeto, può essere stato un altro meccanismo, non ignoto, ma siamo pronti. Oh, l'espansione non ha vista nessuno. Tra l'altro le prove dell'espansione, appunto, l'esistenza dell'espansione si basa su questa, sul tentativo di dare spiegazione all'isotropia e all'omogeneità. Bene, ma non è che nessuno ha visto, non è che l'espansione si misura, dice adesso la misura. C'è la famosa ricerca della polarizzazione della radiazione di fondo dovuta all'inflazione. Questo potrebbe essere un segno. Il problema è che misurare la polarizzazione della radiazione di fondo è molto complicato, non è impossibile, ma è molto complicato. E la dipendenza dalla polarizzazione, dal tipo di inflazione, è veramente piccola. Quindi è una di quelle cose che... In 20 anni però questa risposta, dalla polarizzazione in 20-30 anni la risposta ci sarà. La risposta sarà: nessun tipo di inflazione che noi abbiamo concepito è quella giusta, oppure diciamo una delle modelli di inflazione è quello più probabile, oppure non c'è stata l'inflazione, ma allora qualcuno deve tirare fuori un'altra teoria. L'universo non può essere isotropo e omogeneo, su questo, se non c'è un oggetto che lo abbia reso tale. Grazie. Buonasera, vorrei chiederle come si modifica lo spazio-tempo durante l'espansione dell'universo. Forse ha già risposto alla domanda precedente. Ormai lo spazio-tempo è tranquillo, no? Cioè, voglio dire, l'espansione è non è un fenomeno violento. Il fatto che accelera un po' l'espansione è un fenomeno normale, quindi di fatto non si modifica nulla, va bene? Cioè, se tu continui a usare la stessa legge di gravità non c'è nessun problema, no? La fabbrica dello stesso, si dilata. Il fatto che il tessuto si dilati o si dilati più velocemente mano a mano che vai più lontano non cambia niente, no? A meno che non si... Quello che cambia sono i fenomeni violenti, ma non è un fenomeno violento. Lo diventerà. Grazie. 100 miliardi di anni.